Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video tutorial in collaborazione con la Bide Park. Andrò ad utilizzare queste chiusure per una borsa. Vi ricordo, questo è il codice del prodotto. In ogni confezione ci sono 10 pezzi. Questi sono di misura 19x19. Ci sono anche le misure più piccole che sono 15 più per 15 e li trovate anche in bronzo. Poi utilizzerò questi manici, questo è il codice, sono due manici per borsa, io li andrò ad applicare alla borsa che ho appena creato e anche di questi ci sono altre colorazioni. Faccio rivedere il codice che è questo, naturalmente troverete tutto nell'info box. Vi ricordo ancora una volta il codice sconto per la Bide Park che è P3OFF08. Avrete il 3% di sconto sul carrello, sul totale del carrello. Andiamo con il lavoro. Per rivestire la mia borsa ho creato l'interno del lavoro con del feltro, quindi io andrò ad applicare all'interno questa chiusura. O con un puntino ho segnato il centro della borsa sia da una parte che dall'altra, quindi vado all'interno in questo modo a mettere, divido la chiusura in questo modo. Questo sarà il centro. Con una matita vado a segnare i punti dove verrà la chiusura, in questo modo. Per poi andarla a cucire qui. Ora prendiamo il filo, io userò questo filo trasparente in modo che non si veda tanto e poi vado ad applicarla. Quindi per cucire la nostra chiusura poggiamo la chiusura e passiamo con il filo in questi fori qui. Facciamo alcuni passaggi sia all'interno di questi fori, poi ci spostiamo in quello dopo e in tutti e quattro i fori. Dopo aver applicato, cucito la prima parte, vado a posizionare la chiusura. Quindi chiuderla in questo modo, poggiare di nuovo il tessuto uno sopra l'altro e vado a segnare nuovamente gli altri punti da cucire da quest'altra parte e vado a cucire la seconda parte. Ho cucito anche l'altra parte, quindi la mia chiusura è ben fatta. Ecco qui. Ora passiamo ai manici, come cucire i manici. Per attaccare i manici al mio lavoro, io vado a fare questo su questi cerchietti dei manici. Quindi vado a prendere il mio filo. Questo è il filo che io ho lavorato la mia borsa, quindi faccio il nodino, prendo manico, vado ad uscire l'anellino in questo modo e faccio 10 maglie basse, quindi fare la prima, poi tenendo il filo nel cerchietto in questo modo lo andremo ad inserire nella lavorazione. Vado a fare
le altre maglie basse. In totale saranno 10, quindi 2, 3, 4. Io continuo e poi vi faccio vedere dopo. Fatte le 10 maglie basse, facciamo un anellino e tagliamo il filo, lo lasciamo abbastanza lungo perché con lo stesso filo andremo a cucire i manici alla borsa. Quindi vado a sfilare il filo in questo modo e ora vi faccio vedere come cucirli. Il lavoro che ho fatto è questa borsa con mattonelle granny. Ho già cucito quindi il primo manico, guardate, ed ora vi faccio vedere come andare a cucirli, come ho fatto. Quindi io ho utilizzato il cotone bianco perché andrò a cucirli qui sul bianco. Se li cucivo sul blu, naturalmente avrei usato del cotone blu. Quindi vado a posizionarli in questo modo come ho fatto dall'altra parte e vi faccio vedere. Posiziono il manico, sono andata ad infilare il filo che abbiamo lasciato quando abbiamo lavorato, e quindi io vado a cucire in questo modo. Entro nel lavoro sotto in questo modo, mi inserisco questo modo qui. Mettiamo dei punti per mantenere il nostro manico e quindi facciamo sia uno sia questo, che poi anche quest'altra parte in questo modo. Qui decidiamo noi la distanza che vogliamo, dove vogliamo posizionarli, e andiamo così. Bene, ho cucito entrambe le parti, quindi non mi resta che prendere l'interno che ho fatto in feltro, che vi ho fatto vedere dove ho messo la chiusura, e foderare il tutto, e poi vi faccio vedere il lavoro finito. Il tutorial termina qui, vi faccio rivedere un'altra volta il codice sconto per la Bead Park, che è AP3OFF08, avrete il 3% di sconto. Per il materiale che ho usato vi lascerò tutto nell'info box. Io vi saluto e alla prossima con un nuovo video tutorial. Ciao!